Ciao ragazzi, cambiamo completamente genere. Stasera vi mostro che cos'è il 48 nel gioco della scopa. È un metodo di calcolo che permette di sapere le ultime tre carte dell'avversario. In che cosa consiste? Consiste nel tenere a mente tutte le prese sbagliate che si fanno. Ad esempio, se si prende 2-2 non va tenuto a mente nulla. Se si prende 10-10 non va tenuto a mente nulla. Se si prende 2-1-3 va tenuto a mente 1, 2 e 3. Se poi successivamente si prende 3, 1, 4, l'asso e il 3 si semplificano perché erano presenti in entrambe le prese e rimangono solo 2 e 4. Io spero di essere stato chiaro, ma adesso vi mostrerò come funziona. Aspettiamo il nostro avversario. Nel frattempo vi parlo di questa piattaforma, si chiama Bisca, con la K. E permette di giocare a vari giochi di carte, tra cui appunto la scopa. C'è la possibilità di fare un avatar e diciamo niente, ci resta che aspettare l'avversario. Un'altra precisazione importante, qui vedete praticamente posta 20 euro, sono dei soldi fittizi che vengono assegnati proprio dal sito e mi sembra una precisazione doverosa. Soprattutto se volete passare di qua. Allora, il nostro avversario è arrivato. Vi faccio vedere come funziona. Dobbiamo tenere a mente 3, 4, 7. Parlerò poco d'ora in poi, per tenere bene, essere concentrato. Questo si semplifica, non va contato, quindi sempre 3, 4, 7. Ora il 3 si semplifica, quindi 4, 6, 7 e 9. Sempre 4, 6, 7 e 9. Sempre 4, 6, 7 e 9. Ora, quindi 1, 4, 6, 7, 10. 1, 4, 6, 7, 10. Questa è l'ultima mano, quindi 1, 4, 6, 7, 10. Quindi possiede l'asso, il 9 e il 10. Allora io spero proprio che prenda questo 10 per trarlo in inganno. Adesso ho in mano l'asso e il 10. Eccolo qua. E mettiamo la scopa ed è tutto nostro. E adesso dovrebbero essere proprio 5 punti. Avevo scelto questo tipo di partita proprio perché è più facile. Più corta, diciamo, proprio per mostrarvi come funzionava. Io spero
che questo video vi sia stato utile, ne seguiranno altri e vi faccio vedere per curiosità le mie statistiche. No, non ve le faccio vedere più da questo tavolo perché è in eliminazione, ve lo faccio vedere da quest'altro. Allora, dicevo, vi faccio vedere le mie statistiche, mi siedo un attimo in questo tavolo che spero non si riempia in un secondo, ed ecco qua le mie statistiche degli ultimi 10 giorni. Nel gioco della scopa ho vinto il 70% delle partite. Io spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti!